Continuano i furti a deboli. Nessuna zona della città viene risparmiata dai ladri che ormai sistematicamente visitano le abitazioni di ignari cittadini. In via del Grano, zona che sorge al confine col comune di Campagna, una donna è rientrata in casa col suo piccolo di quattro anni e ha sorpreso i malviventi intenti a frugare in casa alla ricerca di preziosi o soldi. La donna ha postato sui social la sua rabbia e ha raccontato la tragica esperienza. Cosa pensavate di trovare a casa mia? ha scritto. Vi dovete solo vergognare. Io su dei soldi per mettere il piatto a tavola. I ladri sono entrati in casa mia a rubare, ha spiegato, ma non hanno fatto in tempo perché sono rientrata con mio figlio piccolo. Ho trovato la stanza da letto sottosopra. Cosa sarebbe successo? si chiede la donna che portava in braccio il figlio di appena quattro anni, se i ladri erano armati di pistola o di un oggetto contundente. E tutto questo è accaduto alle 18, dunque ancora molto presto. Sui social monta la rabbia dei cittadini che stanno iniziando ad organizzare delle ronde per ripristinare la sicurezza, sostituendosi di fatto o affiancando la forza pubblica.